Vedremo tra poco l'intervista del nostro Maurizio Catalani a Toto Cutugno, che ci parlerà del suo ultimo album, Com'è difficile essere uomini. Vediamo. Nell'eterna confusione dei teatri, che tra le altre cose vuoti, non hanno ragione di esistere, primo appuntamento con Toto Cutugno qui a Top 20. Ciao Toto. Ciao. È bella la confusione dei teatri, eh? E beh, sai, qui mezz'ora fa abbiamo finito Piacere Rai 1, c'era pieno, pieno incredibile, gente che si divertiva. Poi di fuori tutti aspettarti. Eh sì. È pure bello star qui, sì, in attesa di, certo, uscire. Allora Toto, 5 anni sono passati dal tuo ultimo... Sì, l'ultimo l'ho fatto nell'87, si chiamava Mediterraneo, c'era dentro appunto Figli, la canzone di Sanremo, poi per la televisione, per altre cose, ho sempre rimandato di anno in anno, finché finalmente quest'anno, per la gioia della EMI... Che è la tua casa discografica. Sì, abbiamo deciso di fare sto album. Parliamo un attimo del fatto dei 5 anni, sì, non sono 5 anni di pensamenti. No, cioè, non c'era il tempo. Assolutamente. Questo album ha una caratteristica peculiare ben precisa, cioè sono 12 brani, se escludiamo, sì, c'è la Rai, che è la sigla, sì, di Piacere Rai 1, completamente nuovi, nel senso che precedentemente scritti per me, scritti per me. L'abitudine anche di inserire brani, sì, di Fausto, è di Califano, che hai scritto per loro. Cioè, hai messo 5 anni, ma l'hai presi tutti. Ecco, quanti brani avevi? No, sai, ne ho scelti sui 20-25 canzoni che scrivi magari, però anche prima, quando facevo gli album, prendevo le canzoni di, sì, che scrivevo per gli altri, anche per comodità, perché era più veloce registrare, certo, eccetera. Mentre adesso, con questi 5 anni, ho avuto tutto il tempo, poi ho anche una sala di incisione, quindi li ho fatto proprio come ho voluto, senza ripensamenti, eccetera, quindi senza stress, li ho fatti tranquilli, la casa mi ha aspettato e quindi è uscito fuori un album che mi piace. Anche perché se c'era da aspettare Cutugno, ci aspetta, insomma, dove vai? Se lì l'album non te lo dà. Senti, questo 33, c'è una tematica generale che poi è tua, cioè, sì, le cose di la sempre. Gente, la gente, sì, le cose di sempre. Cioè, il titolo del 33 è Com'è difficile essere uomo. Sì. Poi ne parleremo un attimo, sì, di Com'è difficile essere uomini nella prossima puntata. Va però bene. Parliamo un attimo di Com'è difficile, sì, essere uomini come canzone. Nel senso che musicalmente è una canzone tua, sì, ha un suo marchio ben preciso. Fatta con uno stile, gli arrangiamenti li ha fatti Pinuccio Pirazzoli e ha usato appunto l'atmosfera della grande orchestra, pur usando il computer, usando tutti i suoni digitali. Però il lavoro è riuscito molto bene, perché ti sembra proprio che sia la sinfonica a suonare questa canzone, che crea veramente molto, molto atmosfera. È una delle canzoni che preferisco, perché parla appunto ad un bambino, cioè il bambino gli fa una domanda molto, molto chiara al papà, gli dice: papà, chi sono gli uomini? Lui si sente, il padre piange di solito. No, si sente molto in difficoltà, perché spiegare chi sono gli uomini è una cosa piuttosto difficile. Facile. E lì racconta appunto una serie di uomini, dagli uomini mascalzoni a quelli coraggiosi, a quelli che promettono e non mantengono, a quelli che vendono ai mercanti di droga, ad esempio. Parla un po' di tutto. È una cosa che mi piace molto. Allora Toto, facciamo un attimo come i vecchi Studio 1, ti ricordi? Ti faccio sentire un pezzettino, sì, di uomini? Si chiedevano queste cose agli artisti, okay, che arrivavano. Ma c'è la grande orchestra. I violini entrano qui. Uomini che tracciano il destino dei popoli, uomini che si lasciano alle spalle gli stupidi, uomini che sognano mondi irraggiungibili. Senti, sai che ho imparato una cosa da questi, sì, pochi secondi? Due lezioni hai fatto, una lezione d'amore e una lezione di musica, sì, qui entra la grande orchestra, qui io. E poi la chiamata Uomini, questa, sì, Com'è difficile essere uomini, hai dato un piccolo diminutivo a una canzone evidentemente già ami. Certo. Come si chiamano i figli piccoli con, certo, i nomignoli, ho fatto caso, per chiarezza diciamo che è Com'è difficile essere uomini, sì, tu la chiami tranquillamente, sì, uomo. Senti, siciliano, vivi a, allora, Milano, papà, tutto papà, quanto papà siciliano, Ocio, la mamma toscana, ho vissuto in Liguria e vivo a Milano. Ocio? Veneto, che c'entra questo? Ocio, perché Ocio è proprio, stai attento, stai all'occhio, no? Quindi Ocio, ma è una cosa molto spiritosa che non te lo posso fare al pianoforte, perché è un buon ritmo in blues. No, però mi chiedevo, sì, con tutti questi Ocio, discorsi, quindi sei proprio italiano, sì, cioè, non a caso hai fatto l'italiano, certo, tanti anni fa. Senti, questo disco c'è molto donne, sì, molte donne ci sono. Ho capito. Come mai? Tu che sei così felice, perché, con la tua donna, ti beh, no, perché per me la donna è
è la colonna vertebrale della vita. Cioè, si parte e si finisce lì. Niente da fare, si fa così. Senti, stasera parliamo di donne. Sì. Vorrei sentire questa canzone, com'è nata? Guarda, è nata. Conosci il ristorante 400 di Milano? Sì, vecchio 400. Eravamo lì con degli amici a parlare. Allora, è inevitabile che cinque ragazzi da soli vadano a parlare o di sport o di macchine. Calcio, donne. Esattamente. Poi donne. E ognuno esprime la donna. Senti, ti dico soltanto 4-5 frasi, no? Vediamo qual è. Questa è la tua? No, io non parlo mai, faccio parlare gli altri. Parlare degli altri. Stasera parliamo di donne. Davanti ad un bicchiere di vino. Senza false ipocrisie. Vediamo chi di noi va più vicino. Quanti discorsi buttati al vento. Tra una promessa e un tradimento. Ah, le donne. Così importanti le donne. Stasera parliamo di donne, come non abbiamo parlato mai. Guido salva solo madre e sorelle e dice che non c'entrano quei nostri guai. Claudio si atteggia e le conosce bene e poi ne parla quasi sempre male. Ah, le donne. Così troppo intelligenti le donne. Mi porti i saluti a Guido? Sì. Prima. Senti, prima anche di chiudere, tu, sì. Di quella categoria. Prima di chiudere ti cito due frasi che riguardano una tua canzone, non le hai scritte tu, però vorrei il giudizio, visto che hai scritto Un vecchio appena nato, che è una frase molto bella. Sì. Cioè che dice che i vecchi danno buoni consigli perché non possono dare più cattivi esempi. Sì. E poi ho letto una bellissima frase di Massimo D'Apporto quando morì il padre, il famoso Carlo D'Apporto, disse: mi è morto mio padre proprio quando era lui, ero io a fare da padre e lui faceva da figlio. In questa tua canzone quale delle due metteresti dentro? Ma io dico sempre che quando se ne va un vecchio lascia il posto ad un bambino appena nato, perché è il ciclo della vita. E il testo che ha scritto Depsa in questa canzone, secondo me ha scritto un capolavoro bellissimo. E peccato che non abbiamo una chitarra, perché sennò te la farei sentire così dal vivo. Chi ha scoperto Toto Cutugno l'ha scoperto in varie forme. La prima forma era una forma non simpaticissima nei confronti dei giovani, anche per lo stile di musica, per i Sanremo e via dicendo. Poi piano piano, grazie alla televisione, a questo tuo secondo ingresso nei media, non solo come cantante, si è scoperto un Toto Cutugno in target organizzato, come lo chiamo io, cioè per tutti. Sei entrato nelle simpatie dei giovani, delle persone più adulte, già c'è. Sì. Ecco, come ti sei proposto in maniera diversa? Sei cambiato tu o gli altri forse non ti hanno capito sin dall'inizio? No, il fatto che la televisione mi ha permesso di essere, di fare molte cose praticamente. Io non è che cambi atteggiamento quando sono con gli amici o quando sono in televisione. Il segreto della televisione è che faccio sempre quello che di solito faccio durante le mie giornate con i miei amici. Quindi probabilmente il giovane ha recepito questa mia spontaneità e qualche volta si diverte anche a vedermi in televisione, perché diciamo, sono ruspante, sono quello che sono. Diciamo. Senti, non è facile essere uomo. Sì. Tu che tipo di uomo sei? Vediamo. Visto che ne abbiamo definiti tanti, ne hai definiti tanti nella tua canzone. Sì, no, sono un insieme di tanti uomini. Io credo di essere un uomo abbastanza leale, voglio dire, non mi piace, non sono ipocrita assolutamente, sono uno che non promette tanto per promettere, se promette cerco sempre di mantenere, ma è sempre difficile essere veramente degli uomini, soprattutto nel mondo in cui viviamo, che sta andando praticamente a rotoli. Quello che il sogno mio, tuo, penso di tutti quanti, è che si viva un mondo migliore attraverso gli uomini migliori, quindi speriamo che nel 2000, che è alle porte, si possa vivere veramente in un mondo diverso di quello di oggi. Quelli come noi, che non si arrendono mai. Quelli come noi, sempre in mezzo ai guai. Stare da soli, quelli come noi, sempre fra donne e motori.
Infatti tante volte nella vita viene voglia di scappare, anche tu l'hai. Mai, prima hai definito questo mai. Lavoro una droga. Sì. E questo scappare, io intendo dire, quando scappare intendo dire barca, mare, in giro per il Mediterraneo. Sì, molte volte faccio dei progetti, ecco, adesso faccio questa cosa, poi mi fermo, faccio 3 mesi di vacanza e poi invece vieni preso da questo ciclone che è lo spettacolo in generale, perché io non faccio soltanto televisione, scrivo canzoni, faccio il produttore, adesso mi capita di fare una cosa molto interessante, di fare la colonna sonora di un film americano, e quindi sono tutte cose che ti arrivano così all'improvviso, e siccome credo che l'uomo debba sempre misurarsi con se stesso e superare sempre gli ostacoli della vita, e quindi ecco perché non mi fermo mai, perché ogni volta c'è qualcosa di nuovo nell'ambito dello spettacolo che mi stuzzica e non riesco a dire di no. Tu non hai figli? No. È un rimpianto questo? Beh, lo era all'inizio, perché chiaramente quando due si sposano credo che l'aggiungimento, il top del matrimonio sia poi avere il figlio per avere la tua continuazione. Però piano piano poi... Dei cutugnini. Dei cutugnini. Come le matriosche. Sì, poi dopo la vita non ti può dare tutto, quindi siccome mi ha dato moltissimo, quindi mi devo anche accontentare. Ecco, tornando un attimo al titolo del 33, non è facile essere uomini, una cosa interessante sicuramente è stabilire qual è la tipologia di uomo migliore, di uomo peggiore. E la, sicuramente l'avrai inserita nella tua canzone. Sì, io credo che non esista il peggiore e il migliore. Esiste l'insieme di queste due cose, perché i due poli si devono poi unire, perché un uomo deve avere anche la parte peggiore. Certo, l'uomo ad esempio quando raggiunge un risultato, il risultato migliore di un uomo è quello di sbagliare sempre meno, quindi non è detto che un uomo debba essere perfetto, perché non esiste l'uomo perfetto, però che possa crescere, quindi cercare di sbagliare sempre meno, questo credo che sia il risultato di tutti noi. Senti, avere una donna intelligente vicino, quanto conta la maturazione di un individuo? Per noi che facciamo questo mestiere credo che sia il massimo. Solo con una donna intelligente puoi fare questo lavoro, puoi volare, puoi spaziare, perché diversamente ti può condizionare e quindi sacrificare. Ci vuole una donna intelligente. Quando scrivevano sui giornali qualche anno fa, prima di emergere definitivamente, sì, tramite la televisione, appunto, tornando, sì, al discorso di prima, Toto Cutugno è e ha una faccia antipatica. Sì. Come reagivi con i giornalisti? E questi stessi giornalisti oggi di che cosa scrivono? Ma diciamo che essendo così scuro di pelle, così questo moraccio qua che non ride mai, è logico che poi uno non conoscendoti ti giudica da quello che vede, quindi io non è che abbia una faccia così simpatica, lo vedo anch'io, c'ho uno specchio, riesco a vedermi, ma proprio perché la mia timidezza mi fa diventare ancora più scuro di quello che sono. È stata proprio la televisione a farmi uscire anche come personaggio, però che simpatico Toto, perché togliendomi un po' di timidezza esce fuori la mia vera natura, quella che poi in fondo io vivo una vita con grandissima ironia, e questo la televisione me l'ha permesso, e quindi il fatto che i giornalisti magari abbiano scritto Toto antipatico eccetera eccetera, in fondo scrivevano per quello che vedevano, e per quello che vedevano potevano avere anche ragione. Se avessi avuto questo famoso figlio oggi, cosa gli insegneresti come prima cosa? Tu che hai scritto delle cose reali, sì, quindi come tale tante, spesso le cose reali possono sembrare banali, ma poi certo, sono le quotidianità. Gli darei una mano, lo accompagnerei nel suo cammino della vita, ma poi dovrebbe fare quello che ha voglia di fare. Cosa ti piace di questo lavoro e cosa ti fa schifo? Questo lavoro non mi piace l'ipocrisia, c'è molta ipocrisia, e quello che mi piace è la creatività di questo lavoro. C'è molta ipocrisia in questo lavoro? Secondo cioè non vivi, sì, bene in mezzo alla gente che sta vicino a te? No, perché i complimenti... io dico sempre che il massimo che ho avuto da Piacere Raiuno, quindi dalla televisione, è il sorriso e gli sguardi dei bambini,
perché ad esempio quando un bambino ti viene, viene da te perché vuole essere preso per mano, ti vuole dare un bacio, ecco, bisognerebbe essere un po' di più bambini noi uomini, perché i bambini non blefano, se ti amano per quello che sei. Dramma che spesso lo siamo bambini. Esatto, però prendiamo la parte peggiore dei bambini. Senta, grazie a Toto Cutugno per questo secondo appuntamento con noi a Top 20. Ospite di questo appuntamento